Capitano Nemo. Sì? Operazione recupero naufraghi completata, signore. Ecco cosa... Mi scusi, Capitano Nemo, che ne facciamo di quei due ragazzini? Semplice. È lei che ha voluto salvarli, ma lei la decisione. Bene. Sono due ragazzi simpatici e anche molto ben educati. Non mi importa, non mi piacciono i bambini. Non solo i bambini, tutti gli esseri umani. Siete pirati, giusto? Certo che no. Non solo non siamo pirati, ma siamo noi a dare loro la caccia. Sul serio? Allora mi spieghi una cosa, perché porta quella maschera? Perché così non sarete in grado di dire a nessuno che avete incontrato a bordo di questo sottomarino. La segretezza è essenziale. Il fatto è che noi abbiamo tagliato tutti i legami con la terraferma. Per questo, una volta liberi, vorremmo che dimenticaste quello che avete visto su questa nave. Vuol dire che allora ci lascerete andare? Naturalmente, però non subito. Temo che dovrete pazientare ancora un po', perché al momento siamo impegnati a dare la caccia ad un importante bersaglio. Guarda il cielo! Che meraviglia! Caspita! È da tanto che non vedevamo il sole. È vero! E in più non siamo riusciti a vedere niente dell'interno del sottomarino. Oh? Ma quello è il mio aereo! Forte! L'hanno convertito in un idrovolante! Già, consideralo pure un regalo da parte mia e del Nautilus. Il cosa? Ha detto Nautilus? Esatto. Questa nave è il fantastico sottomarino Nautilus. Bene, a sud di qui è situata una grande isola. Ci troverete delle navi che vi riporteranno in Francia. Sull'aereo sono state sistemate mappe e una bussola. E naturalmente anche una scorta di cibo. Grazie. Forza, sbrigatevi. Il capitano Nemo ci ha concesso solo 5 minuti per farvi partire. Che stai aspettando? Dobbiamo andare! Sì, arrivo! Eccomi! Signorina Electra! Addio e grazie ancora di tutto! Addio e state attenti! Arrivederci, principessa Nadia.